Nicola Ciarlone, presidente del Fondicalcio, con lui facciamo un po' un assunto di questo campionato, però chiaramente c'è da dire anche questo finale di campionato che ha lasciato un po' la mare in bocca. In primis penso che sia la cosa più fresca da commentare. Cosa mi dici di questa situazione prima della gara col Boville e poi giustamente voi che avete approntato il reclamo? Ma niente, è successo un episodio molto increscioso che a mio avviso è anche premeditato, però questo poi va sempre verificato sul campo. Il nostro calciatore Aldo Monforte, dopo che la squadra si era chiusa nello spogliatoio per preparare la partita, era uscito per il riscaldamento, appena arrivato sul campo del Boville è stato da dietro malmenato da un tesserato del Boville, identificato successivamente con un bastone di legno alle gambe, soprattutto nella parte del polpaccio e del ginocchio, e ha riportato delle ecchimosi e poi trasportato all'ospedale, ha avuto una prognosi di 9 giorni. L'episodio è totalmente brutto perché poi alla fine non serviva. A me è sembrato tutto come un episodio intimidatorio nei nostri confronti, che siamo andati lì per giocarci una gara tranquillamente, come nel nostro costume e come abbiamo fatto fino ad ora, considerato anche le precedenti gare, vedi il pareggio di Gaeta, insomma. Però forse qualcuno pensava diversamente, vista anche le accuse che ci hanno rivolto appena siamo arrivati lì a Boville di aver incamerato eventualmente qualcosa di particolare da altre società. Però queste sono parole che le porta il vento. Alla fine noi, il fatto importante e grave è che purtroppo il nostro calciatore è stato malmenato prima di entrare in campo. A livello di gara, poi tra l'altro il Fondi ha disputato la sua onesta gara, poteva anche rifiutarsi di giocare, no? No, noi abbiamo giocato la nostra gara tranquillamente, anche se cosci del fatto che avevamo qualche acciaccato di troppo, insomma, perché oltre a Monforte, che poi non ha potuto prendere parte alla gara, ha dovuto per forza giocare Grana, che aveva un risentimento al polpaccio, addirittura poi alla fine è dovuto uscire perché non ce l'ha fatta più. Avevamo Di Fazio infortunato con un dolore all'inguine che è dovuto entrare al posto di Grana. Avevamo Adessi che non era nelle migliori condizioni fisiche, che tra l'altro è dovuto anche entrare in campo, quindi alla fine diciamo che l'uscita di Monforte ci ha un po' complicato i piani, però alla fine abbiamo giocato una gara onesta, abbiamo anche rischiato di vincere, perché poi alla fine sul campo tutti questi punti di distanza da noi al Boville non si sono visti, anzi se al 90° entra la traversa di Germano forse la partita la vinciamo noi. Purtroppo nell'azione successiva abbiamo preso il gol della vittoria del Boville, però ripeto, il risultato conta poco in questi casi perché c'è una cosa incresciosa che poi alla fine deve far riflettere tutti. E campionato così falsato da tante decisioni della giustizia sportiva ancora non arrivano, non può andare avanti, insomma. Bisogna darsi una regolata. Anche perché comunque Boville si è lamentato dell'evento di Latina, poi come controrisposta fa questo, quindi ovviamente c'è un nervosismo latente in questa società. Ma probabilmente c'è qualcosa che non va nel Boville stesso e purtroppo, ripeto, il campionato che si deciderà fino all'ultimo e lo deciderà la giustizia sportiva. Il Boville non è nuovo a questi atti, ripeto, perché pare da quello che si dice in giro, insomma, però va tutto sempre confermato. Anche quando è andato il Gaetalì non è stato trattato benissimo, quando sono andate altre società, però ognuno si assume le proprie responsabilità. Noi sappiamo solo che domenica è successa una cosa indecorosa per il calcio e per tutto, e a fare le spese siamo stati noi. Quindi adesso la società ha inviato il reclamo ufficiale, quindi dovrà decidere appunto il comitato, no? Sì, noi lunedì mattina abbiamo avviato presso il comitato regionale il ricorso alla gara, anche perché ci sembra giusto e doveroso farlo, insomma, anche se dovessero darci questi 3 punti non è che ci faremmo molto, insomma, però alla fine ci sembra un atto dovuto nei confronti della regolarità del campionato e di tutto, insomma. Allora, parliamo del campionato, anche se questo straccio finale lascia un po' di amaro in bocca, però il campionato, il Fondicalcio, la salvezza è arrivata già da un paio di settimane, quindi un campionato, diciamo, come era stato programmato, no? Diciamo un campionato di transizione. All'inizio avevamo programmato un campionato di transizione, poi qualche battuta a vuoto l'abbiamo avuta nei periodi che vanno da dicembre a gennaio, con qualche decisione un po' particolare anche presa da noi società, però alla fine sappiamo benissimo che questo gruppo nuovo doveva pagare lo scotto, insomma, di un campionato nuovo. Questa società, lo sappiamo tutti, si è formata il 3 agosto a giochi quasi fatti, insomma, e si era puntato su un gruppo già consolidato come quello dell'anno scorso, poi pian piano si è stato messo qualche pezzo in più. Ripeto,
Il campionato è andato secondo le previsioni, poteva anche andare meglio poi alla fine, perché magari se non ci fossero stati diversi avvicendamenti di giocatori, di allenatori, di tutto il resto, potevamo fare qualcosa di più. Però alla fine abbiamo avuto delle conferme importanti, come quella penso di mister Lauretto, insomma, che ha dimostrato di poter gestire alla grande un gruppo come questo del Fondi, anche di poter dare continuità di risultati. Alla fine nel suo ritorno, lasciamo perdere l'ultima partita, sono stati fatti 8 risultati consecutivi con 5 vittorie e 3 pareggi, come prima della sconfitta di Caeta all'andata avevamo fatto 12 risultati utili. Quindi ripeto, è stato importante questo campionato per verificare alcune cose, per pianificare poi il futuro. Ecco, mi hai anticipato, se restava Lauretti, lo dico io, poteva essere una classifica diversa, poteva essere questa squadra salva già da un bel po' rispetto ai vari cambi che ci sono stati, quindi si poteva gestire già da tempo il finale del campionato in modo diverso, no?